Mercoledì 6 dicembre 2023 ci troviamo alla torrefazione Chimbo e siamo in compagnia di Flavia Sorrentino, la vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. Flavia, buongiorno. Buongiorno, grazie. Flavia, il 10 dicembre è la giornata internazionale del caffè. È un'iniziativa che a te sta tanto a cuore, l'hai promossa tantissimo e insieme a te tantissimi altri colleghi del Comune di Napoli. Come è nata l'idea, come si è sviluppata e appunto cosa dobbiamo attenderci per il 10 dicembre? Il 10 dicembre è la giornata cittadina della cultura del caffè napoletano. È una giornata che ho voluto fortemente, ho istituito attraverso l'unanimità del Consiglio Comunale questa giornata, anche attraverso chiaramente la volontà del Sindaco di Napoli, dell'Assessore delle Attività Produttive, perché pensiamo che il caffè abbia a che fare con la nostra identità, con la nostra cultura, con la nostra storia. Non è solo la bevanda forse più famosa del mondo, ma è anche qualcosa che ha a che fare profondamente con le radici partenopee e con la nostra popolarità. E allora abbiamo pensato di istituire questa giornata per istituzionalizzare quello che per noi rappresenta la cultura del caffè, che non è solo ed esclusivamente un rito sociale, potremmo definirlo, ma è anche un volano di crescita economica, perché attorno al caffè c'è un settore produttivo che lavora, ci sono tanti giovani, tante aziende, un intero settore imprenditoriale caffeicolo che rappresenta quindi da un lato chiaramente l'identità, la cultura, la tradizione e la storia della nostra città, dall'altro però le prospettive di crescita e lo sviluppo economico di Napoli. Tu hai anche annunciato pochi minuti fa nel corso della presentazione qui alla torrefazione Chimbo presso il Training Center di una giornata speciale dedicata al caffè che si terrà nella prossima primavera 2024. Di cosa si tratta? Sì, avremmo voluto farla coincidere con il 10 dicembre che è la giornata cittadina, ma per motivi logistici la sposteremo sicuramente nei prossimi mesi. Ho annunciato che si tratta di una giornata importante perché sarà la sacralizzazione, possiamo dire, di questa giornata cittadina. Vogliamo coinvolgere tanti imprenditori, tante persone che rappresentano il settore produttivo di cui stiamo parlando oggi. Vogliamo fare in modo che ci possa essere un coinvolgimento anche dei paesi del Mediterraneo, perché Napoli è capitale del Mediterraneo, ma non lo è solo nella retorica o solo nella sua posizione geografica e storica, ma è veramente una città che può rappresentare le rotte commerciali e quindi, come dire, aprirsi al mondo del Mediterraneo in questo settore. Quindi faremo un grande evento, lo faremo molto probabilmente in uno dei siti monumentali più rappresentativi di Napoli, che è il Maschio Angioino. Coinvolgeremo il mondo imprenditoriale, il mondo istituzionale, il mondo culturale attorno al caffè e sicuramente non solo i cittadini, ma anche i tanti turisti che ormai affollano la nostra città. Flavia Sorrentino, grazie per il contributo. Grazie a voi e buon lavoro.